Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, io sono Phoenix. E io sono Phoenix. E lui è Fidget. Esatto ragazzi, stiamo parlando di questa roba veramente inutile. Perché? Perché effettivamente è una roba inutile. Allora, questo video è un video un po' presa per il culo. No, in cui voi dovete prenderlo completamente sul serio. Cioè, da questo video dovete arrivare a dire e decidere se prenderete o no uno di questi magici oggettini qui. Allora, partiamo col fatto che ne esistono miliardi. Cioè, quello forse è solo quello senza buchi, forse. Poi sì, quella ci sono due. Talmente tanti tipi che boh. Poi c'è quella 2 e poi c'è questo qua. E questo oggettino delle palle è diventato famoso perché non serve a niente, come tutte le cose che diventano famose. Come la palla di plastica, che in realtà la confezione di plastica dice qui non c'è niente. E paghi 6 euro. Esiste veramente sta cosa? Non l'hai vista? Non l'hai vista? No, sono veramente orribile. La paghi pure e non è... Vabbè, cosa ho scritto? Qui non c'è niente. Qualcuno magari vorrebbe sapere cosa ne pensiamo noi di questo oggettino qua. Di fatto noi pensiamo che... Cosa serve sta roba? È un antistress. Cioè, oggettivamente tu ti metti lì a farlo girare tutto il giorno, non te ne rendi conto perché pensi a quanto sia stupido, però continui a farlo girare. È un antistress, hanno detto. Cioè, potrebbero usarlo per produrre l'energia elettrica di una cittadina. Eh sì, arriva la gente di continuo così. La gente attaccherebbe un filo qua e starebbe tutto il giorno così per generare la luce della propria lampadina. Ah, della lampadina, non della casa. Attenzione. Vabbè, che è una lampadina. Cioè, voi state dicendo, vedete cosa avete? 200.000 lampadine, avete 200.000 finger spinners. Nozzo. Ma soprattutto... Vi mostreremo un esemplare di fidget spinner, che voi pensate che esistano solo di plastica, in realtà esistono anche le persone. Esatto, come in questo caso qui. I'm a fidget spinner. È stato interessante, vero? Voi non lo sapevate, di questa cosa. Bene. Io penso siano degli antistress, perché comunque uno inizia a... in cazzo inizia a fare... Basta. Così neanche gira, però. Poi penso che la cosa divertente sia farlo girare e lanciarlo in faccia alle persone. Ma fa male. Appunto. Appunto fa male. Eppure è pesante sto coso. Appunto. Punto. Altra utilità, lo fate girare, lo lanciate in faccia alle persone e quella è già una cosa. Lo date a Phoenix. Phoenix lo fa girare, lo guarda. E basta. E poi dice... Perché sto perdendo il tempo prezioso per fare questa cosa? Ma basta, quanto costa sto coso? 4 euro. Comunque, per farla breve ragazzi, sono riuscito. Se dovete comprare uno di questi arnesi di merda, diffidate dalle false imitazioni, per favore. Comprate le cose giuste, perché comprare dei cinesi che poi vi lo fate girare e vi squarta le dita non ha motivo. Vabbè che pure quelli... Non ha motivo. Adesso che sono riuscito a fare questa cosa mi sento... Stupido, sei stupido. Guarda che roba. Sei più stupido. Aspetta. Tu sei più stupido di quelli che hai insultato prima, sai? No, allora ragazzi, il messaggio di questo video è che... Che cazzo hanno comprato a fare? Andate a trombare in discoteca. È più utile andare lì che andare qui. Che andare qui, cioè andare qui a comprare sto merdo. Allora, io ho visto che ci sono tantissimi tipi. Ci sono con le due lamelle così, che tipo... Mia madre c'ha quello di Batman. Ci sono con la 3, ci sono quelli con i buchi, quelli con le lame, quelli tutti uniti. Cioè, ce n'è il mondo, ce n'è. Ma che tipo... Oh! E tu fallo girare. No, mettilo sul pollice e poi gira la mano per andare sull'indice. Allora, sul pollice. Tienilo sul pollice e poi gira la mano. Sudate. Gira la mano e fa andare sull'indice. Così? Provaci. Mi trovo meglio, molto meglio così. Però. Ma io faccio. Voi non comunque potete capire gente, sì, dai zitto. Comunque, gente, questo video stupido finisce qui. Era una breve presa per il culo. Diffidate anche dei deficienti, per favore. Vi invito a lasciare un commento, un mi piace. A iscrivervi al nostro canale, a scrivere nei commenti cosa pensate di questi com'è che si chiama questo coso? A questi spinner. Mi raccomando,
Vogliamo, no, noi vogliamo il nostro parere. Vogliamo il vostro parere. Il nostro parere è che dovete comprarlo. Dovete comprarlo. Vedete questo? Questo qui è un oggetto che vi salverà la vita. Cioè, allora, mettete che voi siete in un ruscello con la macchina. Avete una corda dietro. Usate questo oggetto per far passare la corda in un buco e nell'altro buco lo usate come carrucola per tirarla fuori. Non ha senso. Non ha senso. Comunque, ragazzi, ci vediamo. L'utilità di questo oggetto. Un'altra utilità potrebbe essere: vostra suocera parla troppo, glielo mettete in bocca così non riesce più a parlare. E lo fate girare. È pesante. E lo fate girare così si spacca i denti. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando. L'ultima utilità invece è quella di fare così. Phoenix, guardate che roba. Che roba. Ah, ti pelo. Ah. No, ti capelo. Perché sono capelo. Ciao ragazzi, al prossimo video. Ciao. Lasciate dei commenti, iscrivetevi se vi è piaciuto il video. Noi ci vediamo al prossimo video dove ci saranno tanti di quei. No, non è vero. Non è vero. Alla prossima, ragazzi. Ciao ciao. Ciao ciao. Ti capevo. Mamma mia, che battuta. Oddio, sono emozionato. Vedi quanto dell'inutilità di questo oggetto. Adesso che ci abbiamo fatto il video, lo prendo e lo lancio giù dalle teste. Minchia, fino a. Io vado a Everest, qui vicino. È vero. Vai, vai. Spegni tutto. Spegni, ci stanno guardando. Spegni.